Alexandra Del Valle, politologo col quale parleremo. Buongiorno e benvenuto, bentornato anche a lei, col quale parleremo anche con lui di Francia, ma subito dopo la pubblicità. Professore anche di geopolitica alla Business School di Parigi. Lei condivide quello che ha detto il suo collega? Condivido un po' quello che è stato detto dopo, però all'inizio non condivido totalmente la definizione di partito di estrema destra per un motivo semplice. Da noi, accademicamente, l'estrema destra è la violenza come sistema di governo, o almeno l'antiparlamentarismo e il rifiuto dei risultati elettorali. E da noi, magari diverso da voi, però da noi l'estrema destra ha una tradizione molto marcata di odio agli ebrei e di antisemitismo. E queste due cose non sono più verificabili nel partito Fronte Nazionale. Per questo il più grande ricercatore sull'antisemitismo e la lotta all'estrema destra in Francia, Pierre-André Taguieff, e anche il famoso avvocato cacciatore di nazi Klarsfeld, padre figlio, hanno detto da alcuni mesi che questo partito è piuttosto populista di destra o destra nazionale o populista di destra, e non più veramente un partito strutturato ideologicamente nell'estrema destra come lo è l'Alba Dorata in Grecia o alcuni movimenti nella Germania dell'Est o anche nazisti in America. Quindi è una sfumatura, però è importante. Populismo, Pierre-André Taguieff ha anche scritto un libro veramente molto scientifico, è un grande direttore del CNR francese, ha scritto delle opere molto precise su queste cose. Secondo me, il partito di Marine Le Pen e di Bardella non potrà andare al governo questa volta, è quasi scontato, e è anche bene per questo partito. Questo partito, nella situazione attuale di debiti, di crisi, di caos sociale economico in Francia e la pressione esterna, sarebbe stato bruciato in qualche mese. Da noi il primo ministro si chiama sempre un fusibile. Da noi, quando c'è una coabitazione, è molto difficile per un primo ministro essere presidente dopo. È capitato solo una sola volta con Jacques Chirac, però ha aspettato molti anni per tornare a poter essere presidenziabile. Quando fu primo ministro fu un fusibile. No, questo volevo solo aggiungere. E secondo me, tatticamente, Bardella sceglierà la possibilità di non governare. Per questo ha detto: se non ho la maggioranza assoluta, perché per lui sarebbe proprio una trappola, e quindi se loro sono tattici però anche strategici non andranno, anche se proveranno di non andare al governo questa volta, pur dicendo che sono preparati e che sono capaci di farlo. Però l'allargamento del fronte repubblicano ad una parte della sinistra molto dura, eccetto Mélenchon, permette a Macron di tornare alle origini, perché Macron alle origini non era schierato con la destra, lo è diventato un anno fa, soprattutto con la legge sull'immigrazione che ha scioccato molte persone di sinistra, perché molti macronisti vengono dalla sinistra, e con questo pretesto di lottare contro il pericolo dell'estrema destra del Rassemblement Nazionale, c'è un'opportunità per Macron per fare un ritorno alla famiglia d'origine, cioè la sinistra, anche se una parte di quella radicale e degli ecologisti l'aiuteranno a fare una maggioranza. Del Valle, diritto di replica a lei prima di sentire. Sì. Ad esempio, quando si parla che quando Macron ha detto, effettivamente è stato da lui detto, il Rassemblement National distingue fra i veri cittadini, veri francesi, e i non veri francesi. Però lui lo sa che non è vero, da molti anni già il Fronte Nazionale, e non lo dico, l'ex Fronte Nazionale, Rassemblement Nazionale, non lo dico per difenderli, è un dato di fatto, accetta molti personaggi delle minoranze che non sono più considerate minoranze. Ad esempio Malika Sorel, l'ho conosciuta personalmente, Malika Sorel era una grande intellettuale algerina, nata in Algeria, cresciuta in Algeria, totalmente arabo-magrebina, e di
diventò francese anni fa e diventò, grazie a Jacques Chirac, membro del Consiglio nazionale dell'integrazione, che è il contrario del pensiero di estrema destra, e questa persona adesso è una deputata del Fronte Nazionale. Magari sarà un idiota utile, magari è stata strumentalizzata, però ci sono molti esempi di personaggi di origine totalmente straniera. Anche Bardella ha una mamma italiana totalmente, un padre di origine italiana. Quello che sulla doppia cittadinanza volevo precisare: esiste in molte democrazie il fatto di riservare ad esempio l'intelligence, alcune cose un po' complesse, per quello che non è puro francese. Non è mai stato detto, e non lo dico per difendere Bardella, è solo una precisazione, era già così all'epoca di De Gaulle, di Pompidou, alcuni lavori molto complessi, di segretezza, sono riservati alle persone che hanno non l'origine solo francese, però una cittadinanza. È diverso che dire, ad esempio, se questo partito dicesse riserviamo i posti importanti a chi è di sangue francese, questo effettivamente sarebbe l'estrema destra pura. Però riservare alcune cose a chi è di cittadinanza, pur essendo arabo come Malika Soleil, pur essendo italiano di origine come me o come Bardello o come Ciotti, il presidente questo... Siete tutti italiani del Valle. Qua c'è una colonia di italiani al potere in Francia impressionante. Avevamo Gozzi, sì, adesso. Ero a Nizza ieri e ho visto che tutti i candidati a Nizza, farebbe ridere voi, tutti i candidati dalla sinistra alla destra hanno tutti i cognomi italiani, quindi magari quando parlate della Francia parlate più che un cugino, parlate di voi stessi quasi. Col vicino adesso di casa. Allora adesso voce, Alexandra Del Valle. Allora, queste osservazioni, votare contro il Rassemblement National, ma dice Attali, a favore di chi? Sì, è molto importante questa domanda, perché Jacques Attali non è qualsiasi persona, è una persona di ottimo livello intellettuale e soprattutto fu il segretario generale dell'Eliseo di François Mitterrand, quindi un esponente del Partito Socialista. Ne parlai un anno fa con Manuel Valls, che già temeva un'estrema sinistra che non si poteva alleare con la sinistra liberale, e ieri ne parlavo con una grande esponente del Partito Socialista, Madame Saban, amica mia, che anche lei, da socialista strauss-kahniana e mitterrandiana storica, ex vicepresidente della regione di Francia, e mi diceva è molto difficile, non possiamo scegliere tra, come diciamo noi, la peste e la colera, e non possiamo scegliere solo di votare contro qualcuno che lei stessa diceva è la diavolizzazione, la demonizzazione non è stata utile per fare scendere il Fronte Nazionale, anzi, e bisognerebbe votare per effettivamente. E lo stesso Macron diceva di considerare il Fronte Popolare, soprattutto la componente LFI di Mélenchon, come altrettanto pericolosa come il Fronte Nazionale, perché ha un po' cambiato dicendo escludo Mélenchon, però alcune LFI va bene, perché si è reso conto che bisogna allargare il fronte repubblicano per fare sconfiggere il Rassemblement National. Per questo non è una politica responsabile, perché LFI, il partito di Mélenchon, è così prorusso, magari di più, come il Rassemblement Nazionale. Può fare paura ai mercati, così come magari anche di più del Rassemblement Nazionale. E poi c'è una componente antisemita tremenda, che non lo dico io, ieri nel Figaro c'è stata una tribuna da molti esponenti della comunità ebraica, anche di accademici come Pascal Perrineau, Georges Bensoussan e Pierre-André Taguieff, che diceva non si può dare le chiavi del governo ad una componente così radicale. Le faccio un esempio: nel partito della France Insoumise, che si pretende antifascista, c'è un ammiratore di Soral, il più antisemita dell'estrema destra francese, però che fa finta anche di essere di sinistra, però è molto ambiguo. Alain Soral è ammirato da David Biro, candidato. Ci sono persone come Émeric Caron che sostiene pienamente il Hamas e l'orrore del 7 ottobre.
Quindi non si può votare solo contro il Fronte Nazionale. Un liberale, un socialista liberale come il mio amico Manuel Valls o Madame Saban sono molto imbarazzati, non vogliono scegliere, preferiscono quasi andare ad altre elezioni o avere un governo tecnico. Quindi ho apprezzato molto la sua domanda, non si può votare solo contro, con tutti gli altri, come scegliere Stalin contro, non so, Lenin o come diciamo noi, la pestra contro il colera. Bisognerebbe avere una proposta per qualcosa, e questa è la tristezza del dibattito adesso in Francia: non c'è più una proposta per qualcosa. C'è la destra dura che vuole fermare e vietare tutta la sinistra, e una parte della sinistra, non tutti, che vuole solo fermare l'altro posto. È uno schieramento all'americana, una società molto divisa. Nella tribuna di Taghieff e di Pascal Perrineau ieri nel Figaro, la conclusione era: se vogliamo preparare una guerra civile, possiamo continuare così? L'altro è il diavolo, e facciamo un fronte contro qualcuno. Vuol dire che se questo qualcuno è il diavolo a questo punto, se possiamo unire anche antisemiti di estrema sinistra come da David Biro, vuol dire che è talmente il diavolo l'altro che tutto è permesso contro di lui, e se arriverà al potere prendiamo le armi. Secondo me non è ragionevole quello che succede, bisogna tornare alla politica per qualcosa e non solo contro. Allora, professor Del Valle, lei prima ci ha fatto una disamina politologica del concetto di estrema destra. Allora io le chiedo, se lei dovesse applicare questi concetti all'Italia, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia e Lega, che cosa potrebbe dirci? È molto complesso analizzare un paese che non è il mio, anche se sono di origine italiane. Io mi ricordo quando studiavo a Milano negli anni 90, si sentivano i discorsi di Umberto Bossi, magari una quindicina di volte nel suo convegno di Pontida menzionava l'antifascismo come base del suo pensiero. Magari questo partito da lì è molto cambiato, però è nato come un partito separatista all'inizio, da lì nasce il problema con Salvini ed altri, e aveva una retorica almeno molto antifascista, e sociologicamente rappresentava piuttosto la borghesia del nord, quindi secondo me non era di estrema destra. Poi è vero che quando l'identità e la lotta all'immigrazione diventa l'argomento principale, è effettivamente un argomento che ti fa schierare o ti fa essere schierato dagli altri più estrema destra, quindi magari c'è stata un'evoluzione. Per quanto riguarda la Meloni, noi in Francia la vediamo come qualcuno che è percepita come venendo dall'estrema destra, ovviamente, perché il partito della fiamma tricolore è l'origine. L'MSI. Di questa accusa legittima, perché anche in Francia, perché il Fronte Nazionale per anni è stato accusato di estrema destra, non perché è stato creato da nazisti, è stato creato da gente molto diversa, partigiani e collaborazionisti, però aveva la fiamma tricolore. Però da lì, da molti anni sono passati, e la gente più politologa, meno schierata politicamente, vede un'evoluzione difficile da negare di Meloni verso una destra populista o una destra dura o una destra conservatrice. Magari è uno sbaglio, non lo so, però magari lei ha manipolato, come dicono i suoi nemici, per presentarsi così. Però anche in Francia la gente che non è di destra e che è molto antifascista comincia a dire che c'è una grande differenza tra Meloni e l'estrema destra tedesca, che lì veramente l'estrema destra dell'AfD è percepita veramente come l'estrema destra storica totale, cioè nazisti, che non ha negato niente. Quindi per noi c'è un'evoluzione, anche per i macronisti la Meloni era vista veramente come l'estrema destra pura all'inizio, appena è arrivata al potere. 3 mesi dopo era cambiata l'immagine.
Quindi le cose evolvono e le persone possono cambiare e secondo me è quello che manca al dibattito attuale. Uno vuole sempre demonizzare l'altro, però bisogna dare una chance, qualcuno può anche cambiare. Io parlavo con un ebreo che veramente lotta contro l'antisemitismo e il fascismo, mi diceva quando qualcuno che fu di estrema destra rinuncia all'antisemitismo, diventa parlamentare, rinuncia alla nostalgia fascista, ebbene, bisogna incoraggiarlo anche a cambiare ancora di più e non ricordargli sempre il passato. Secondo me bisogna perdonarsi e avere la possibilità di essere più tollerante vedendo chi evolve e chi non evolve. È vero che l'estrema destra tedesca non ha evoluto, non sembra di aver evoluto, quindi c'è chi cambia veramente, diventa responsabile e chi magari rimane come l'Alba Dorata in Grecia o la FD in Germania, chi ne vuole. Quello si percepisce da noi anche da chi odia o non ama la Meloni, però e comincia ad essere percepita come qualcuna che ha rinunciato ad 80% del programma d'estrema destra originale. I media di sinistra francesi parlano di Meloni anche con ironia spesso, dicendo non ha fatto nulla di quello che voleva fare, ha tradito il proprio elettorato e non è più di estrema destra, magari per opportunismo, però ha rinunciato a tutto. Anche la sinistra la prende in giro dicendo che ha fatto il contrario di tutto quello che supponeva il suo programma. E qui chiedo una chiosa.